benvenuti a tutti voi, avete accolto il nostro invito. È una giornata veramente importante, al di là del tempo meteorologico, che onestamente speravamo qualcosa di meglio. Ma ancora lì, assessore, non riusciamo, per quanto ci preghi. Esatto, ma ci stiamo attrezzando anche per questo. Un saluto cordiale a tutti voi, gentili ospiti, in modo particolare assessore Mellarini, Giro Trentin, presidente di Valsugana Sport, Gian Milonas, progettista della struttura. Siamo qui per inaugurare, è un'inaugurazione bis, e non pensiate che vuole essere una sorta di doppia vetrina. C'era la necessità, 2 mesi fa, di dare il via all'attività di questo ostello, e sembrava opportuno in quell'occasione dare pure la giusta benedizione, consentitemi questo termine, e così fu. Ora che invece si voleva anche beneficiare, virgolettato, di una importante scenografia, quella della Coppetta d'Oro, che al di là del tempo, ripeto, ha visto comunque iscritti ben 1016 concorrenti, e quindi abbiamo fatto un conto matematico anche di possibili potenziali ospiti interessati appunto a vedere questa nostra nuova struttura. Io mi permetto solo di dire che è un'opera pubblica che si realizza in un anno, diciamo che è un'opera pubblica da record. Record i cui meriti vanno solo in parte all'amministrazione, che grazie al sostanzioso contributo da parte della provincia è riuscita a pensarlo, progettarlo e realizzarlo, ma soprattutto la parte tecnica, quindi i progettisti, direttori di lavori, direttori della sicurezza, Michele Tessaro, che non bisogna dimenticare perché l'ho chiamato prima e spero mi conceda questo passaggio un po' ironico, direttore artistico di questa struttura, perché lui sa inventare, coordinare ed essere sempre presente, con una fantasia straordinaria, e credo sia giusto riconoscere pubblicamente questo merito. Io dirò per correttezza che il progetto viene da prima di questa amministrazione giovane l'ha ereditato, è stato ben felice di portarlo avanti, per cui nessuno si prende merito di tutti, di questa comunità che ha creduto, e la provincia, in modo particolare l'assessorato al turismo, che ha investito molto. Un tempo straordinario, un anno per vederlo realizzato, mi fermo assolutamente nella parte tecnica, sarà poi spiegata da Gian Milonas. Il mio augurio è che possa funzionare, funzionerà bene, l'abbiamo già visto, che duri nel tempo, che sia un volano di promozione turistica e anche imprenditoriale per tutto il territorio. Non sarà, siccome stava prima con l'assessore, un motivo di confronto con le altre attività imprenditoriali, ma sarà sicuramente da stimolo. E questo lo ritengo di questi tempi una cosa particolarmente importante. Grazie a voi di essere intervenuti, un cordiale saluto, cedo la parola subito, poi la scaletta non la conosco, ma per me basta. Grazie.